Ciao a tutti! È un po' che non mi faccio più vedere, effettivamente, però ho il mio perché. Sono un po' presa, diciamo, tra lo scrivere e il cercare di farmi conoscere in qualche maniera. Però non ho più utilizzato questo canale, l'ho lasciato un po' in balia di se stesso, pubblicando solamente quello che facevo su Spreaker, ovvero la radio online che ho. Ho sbagliato soprattutto nei confronti di chi, in ogni caso, si è iscritto al canale anche, quindi ogni tanto vedermi non sarebbe male. Oggi faccio questo video perché ho avuto un'altra idea, chiamiamola così, ovvero ho preso i titoli dei capitoli di questo bellissimo libro, che si vede al contrario, però va bene, e ho deciso di fare degli acrostici, ovvero comporre delle poesie facendo diventare tutte quante le lettere delle parole che compongono il titolo l'inizio dei versi. E la cosa che ho voluto fare per obbligarmi a leggere comunque con attenzione ogni capitolo del libro Genti di Dublino di Joyce è stato costringermi in ogni poesia a descrivere il contenuto stesso del capitolo, quindi ogni storia che è contenuta in questo libro. Le poesie in totale saranno 15, per ora sono arrivata alla settima. E la risposta è abbastanza buona. Però, insomma, mi piacerebbe anche ricevere qualche critica di qualcuno che l'ha letto questo libro e che ne sa un po' più di me, magari. Altra cosa che ho fatto in quest'ultimo periodo è stata una raccoltona, chiamiamola così, intitolata Poesie Notturne, come alla fine il nome stesso del mio blog. Blog, sito, chiamiamolo come volete, insomma. Poesie Notturne, chi mi conosce sa il perché ha quel titolo e cosa significa per me. Per chi non lo sa, mettiamola così, in breve. Poesie Notturne è stato scelto perché io compongo per la maggior parte alla notte. Questo perché la notte mi dà modo di non avere barriera, non avere vincoli. Aiuta molto, perché mi aiuta veramente tanto, comporre in questo orario dove non c'è nessuno che parla, dove non c'è, diciamo, nessuno che può venire lì a guardare cosa sto facendo, cosa sto scrivendo. Quindi mi piace. Poesie notturne, quindi sì, ci sta tutto, anche perché secondo me la notte ti dà modo di esprimerti maggiormente, di vedere molte più cose rispetto comunque a quello che può essere il giorno. E per carità, anche il giorno ha i suoi lati positivi, però per altri tipi di poesia, come quelle che possono essere contenute all'interno del sito in poesie natura, per esempio, ecco, lì serve il giorno. Però, tipo per poesie immaginarie o poesie riflessive, è la notte l'unica alla fine, no? La raccolta Poesie Notturne la potete trovare all'interno di Calameo, ma c'è in ogni caso all'interno del sito su Presentazione Raccolte, avete modo di trovarlo per l'appunto. E insomma, se avete voglia di dargli una bella letta, di avere più di un centinaio di poesie da leggere, è il libro giusto decisamente. Un'altra cosa è che ho avuto la presunzione di inserire un pulsantino piccolo 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 nel sito. Insomma, se qualcuno apprezzasse veramente tanto il mio lavoro che faccio da anni e mi apprezzasse anche come persona, magari non mi dispiacerebbe. Io ho messo questo piccolo pulsantino di PayPal
se qualcuno volesse darmi anche 50 centesimi o un euro, insomma, non mi dispiacerebbe. Però resta sempre che la cosa più importante per me è che mi leggiate e che apprezziate quello che leggete. E ricordate sempre che sono molto aperta alle critiche e soprattutto ai suggerimenti, perché mi vedo ancora molta strada davanti e devo crescere ancora tanto a livello comunque artistico, a livello culturale. Io sono qua. Se avete voglia di darmi dei suggerimenti, di suggerirmi anche dei libri da leggere, qualcosa, volentieri, insomma, ecco. Adesso vediamo un po' se riesco, perché sto facendo una. Sono in. Messa abbastanza male per riuscire a leggere qualcosa, perché la webcam del computer non ne vuole sapere di andare in maniera decente. Allora devo fare qualcosa di emergenza. Vediamo un po' se riesco a leggervi una di quelle che sto scrivendo nel progetto acrostici su James Joyce. Vediamo un po'. Per ora quella che ho visto che è piaciuta anche a me di più è questa, Evelyn. Adesso, appena mi si apre, ve la leggo. Puoi fare computer. Eccola qui. Questa è Evelyn. Evitar destino costituito, vile pretesa incompiuta. E ci provasti a seguir l'amore, la folla del mare danzante. Impeto. Ti strinse al ferro, negando a te nuovo fato, e solo il vuoto restò, provato. All'interno del sito avete modo di vedere anche la foto di Stefano Bonazzi, è un fotografo di Ferrara che ha avuto la gentilezza di darmi il consenso di poter utilizzare tutti quanti i suoi lavori all'interno del mio sito web e lo ringrazio. Sperando che mi venga il prima possibile la voglia di fare un nuovo video, vi saluto e alla prossima e continuate a leggermi. Ciao!